Grazie colonnello Morico. Allora adesso parliamo di gioco, parliamo del gioco, il gioco quello che viene chiamato d'azzardo, cioè il gioco dove si scommettono dei soldi. Insomma, più o meno tutti ci divertiamo a giocare, però un conto è cercare di rovinare la nonna a tombola giocando 2 euro a Natale o investendo 2 euro in un gratta e vinci ogni tanto, un conto invece è far diventare il gioco una vera e propria mania compulsiva che spesso porta alla rovina economica. C'è stato un convegno nei giorni scorsi presso la Caritas qui a Roma dove si è parlato proprio del gioco, ma ormai è accertato, oggi si sa, il gioco d'azzardo può diventare una vera e propria malattia. E io vi presento un ospite, questa malattia l'ha avuta e gli è costata anche cara, si è rovinato per il gioco. Con Renato, una scheda che analizza proprio il fenomeno del gioco in Italia. L'industria del gioco in Italia ogni anno vale 76 miliardi di euro e occupa 120.000 persone. Il rovescio della medaglia di tutto ciò è che almeno 1.400.000 italiani sono a rischio di dipendenza dal gioco. Maggiormente attratti dal gioco sono i giovanissimi fra i 10 e i 19 anni e gli anziani fra i 70 e i 79. I ragazzi giocano per lo più online e al gratta e vinci. Gioca di più chi ha un basso reddito, specie se fisso, e un basso grado di istruzione. Ma esiste anche un gioco illegale.